Buongiorno a tutti, secondo giorno, oggi è il 29 agosto, siamo ritornati a Montepulciano. Questa è la chiesa di Sant'Agostino con il suo bel campanile e questa chiesa è nella piazza e possiamo sentire le campane della torre di Pulcinella. Ecco, questa è la torre dell'orologio di Pulcinella. E quello lassù in alto è il famoso Pulcinella. Qui continuiamo a salire e si vedono esposte su tutte le case bandiere che rappresentano i vari rioni. Qui ci troviamo in Piazza Grande, dove troviamo la cattedrale di Montepulciano. Al suo fianco c'è il comune. Costeggiando la cattedrale troviamo il rinomato Museo delle Torture. Sarebbe curioso andare a vedere al suo interno cosa c'è. E poi eccoci arrivati alla fortezza. Praticamente dovrebbe essere una fortezza che poi hanno adibito a museo e all'interno ci sono delle varie associazioni ed enti. Un consorzio di vini, un centro universitario e poi dei vari uffici. Palazzo Ricci. E questa è la palazzo dell'Accademia della Musica, infatti stanno suonando. Questa è la veduta della Val d'Orcia che si vede da Montepulciano, con lì la chiesa di San Biagio che poi andremo a visitare. E questa è l'intera vallata che si può ammirare da quassù. Qui abitò Giuseppe Garibaldi e la sua consorte. Iniziamo a riscendere verso l'ingresso del paese e poi ci sposteremo verso la chiesa di San Biagio. Chiesa di San Biagio, a pochi centinaia di metri da Montepulciano.
Abbiamo lasciato la chiesa di San Biagio e il borgo di Montepulciano e adesso ci stiamo spostando verso Pienza, dove andremo a visitare la cattedrale e il palazzo Piccolomini e Borgia. Iniziamo a vedere da lontano l'abitato di Pienza. Eccoci arrivati nella città di Pienza. Adesso cerchiamo un posto dove fermarci e poi dopo proseguiremo a piedi verso il centro paese. Piazza Pio II troviamo la cattedrale di Pienza, a sinistra invece il Palazzo Borgia, di fronte alla cattedrale troviamo il Palazzo Comunale col municipio, infine alla sua sinistra il Palazzo Piccolimini. Questo è l'interno del palazzo, questo è il suo porticato. Nel frattempo il campanile del municipio batte i 12 colpi di mezzogiorno. Oltre al pecorino, qui ci sono anche le specialità di cinghiale. Abbiamo trovato questo posto adesso dove ci fermiamo a fare un piccolo spuntino. Ci sono varie specialità, tra cui taglieri, assaggi di formaggi e vino. Un bel tagliere di salumi misti con pecorino e un bel bicchiere di vino di rosso di Montepulciano. E adesso buona pappa. Dopo una bella mangiata, adesso proseguiamo il nostro viaggio verso la cappella di Madonna di Vitaleta, che è la chiesetta con i cipressi di fianco che si trova a San Quirico d'Orcia. Dopodiché proseguiremo il nostro viaggio a visitare appunto la città di San Quirico. A dopo!
rientriamo dalla chiesetta e ci portiamo verso San Quirico d'Orcia. San Quirico d'Orcia. Lì visiteremo un'altra città di importante, possiamo vedere il Palazzo Chigi e le chiese di San Francesco e Santa Maria Assunta e la collegiata. Questo è il vecchio ospedale di San Quirico, ora completamente ristrutturato. La piazza centrale del paese con la chiesa e il suo bel campanile che dà su questa piazza. Questo è il Palazzo Chigi, che adesso contiene un museo. 29 gradi all'ombra, 77 al sole, pausa ghiacciolo alla menta dovuta. E nel frattempo si prosegue la visita in questo paese di San Quirico d'Orcia. Bene, via. Questa struttura artigianale che si chiama il trabucco e serviva nei tempi di guerra a scagliare pietre e massi o dei proiettili infiammati contro le altre fortezze come difesa durante il periodo di guerra. Orti leonini sono dei giardini e praticamente sono stati realizzati nel 1575 da Diomede Leoni. Al suo interno ci sono delle sculture particolari con delle statue dedicate a personaggi famosi della storia. Sulla strada per Montalcino abbiamo trovato questi cipressi che sono tipici proprio di questa zona. Dopo una mezz'oretta di strada arrivati a Montalcino, Rocca di Montalcino, proviamo a entrare a fare un giretto. Museo civico e diocesano nel complesso di Sant'Agostino. E qui la sua chiesa. Chiesa di San Salvatore, che sorge probabilmente nel punto più alto di Montalcino.
l'abbazia di Sant'Antimo. Allora, questo è l'ingresso verso l'abbazia di Sant'Antimo. Di Sant'Antimo, che è questa abbazia qui. Adesso ci avviciniamo e vediamo un po' com'è. Bisogna percorrere questa strada sterrata dedicata con un cancello, ci sono gli orari di apertura. Andando verso l'abbazia di San Galgano, dovremo arrivare tra una cinquantina di chilometri e una bella mezz'oretta di macchina. Speriamo di riuscire perché sono già le 6 di sera e poi dopo bisogna proseguire fino a Casole d'Elsa, dove abbiamo il nostro nuovo agriturismo. Un cinghiale! Sì, ci ha appena attraversato. Cavolo, se accendevo la telecamera un attimo prima. Ci ha appena attraversato un cinghiale qua sulla strada, adesso mi sono anche perso, non so da che parte andare. Eccoci arrivati all'abbazia di San Galgano, c'è l'abbazia che si vede là a destra e poi si intravede anche la chiesettina qua sopra alla collinetta. Questo è il vialone alberato che porta all'abbazia che intravediamo là in fondo. Proseguendo poi dall'abbazia si prende questo piccolo sentiero che porta alla chiesetta ed eccoci arrivati. E questa è la teca dove c'è la famosa spada. Bellissima abbazia e aver visitato la chiesetta
con all'interno la spada nella roccia e i famosi affreschi, stiamo facendo rientro verso il nostro hotel che si trova a Casole d'Elsa, dove andremo poi a cenare e a riposare. Questa è la bellissima stradina che porta, dovrebbe portare al nostro agriturismo, che si chiama la casa di Arianna. C'era una strada migliore, ma era un po' più lunga, sinceramente non avevo voglia. Mi sembra di essere andato a fare un safari comunque più che di essere arrivato in un agriturismo. Qui una macchina che è conciata da paura. Tanto qui abbiamo trovato un gatto e abbiamo fatto amicizia con il gatto. Hai visto? Il nostro nuovo amico. Ecco. Allora, conta su un po', come andiamo qua? Siamo arrivati a Casole d'Elsa, abbiamo appena finito di cenare e domani ci vediamo per il terzo episodio di questo tour della Toscana. Quindi adesso buonanotte a tutti e ciao! Buonanotte, ciao ciao!